caso in cui non disponessimo di una tastiera esterna, possiamo registrare e comporre musica utilizzando il tool Piano Roll. Per aprire il Piano Roll e iniziare ad utilizzarlo, a comporre sarà necessario creare una regione. Per fare questo, selezionare la traccia MIDI e cliccare due volte sulla parte vuota. Come vedete, è apparsa questa piccola regione colorata che può essere spostata all'interno delle nostre battute. Chiaramente lo spostamento seguirà lo snap che è indicato in questa porzione che è a sedicesimi. Questa regione potrà inoltre essere allargata a piacimento andando a cliccare sui bordi della regione e trascinando sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Una volta creata questa regione che è vuota, per aprire il pedal roll sarà sufficiente cliccare due volte su questa regione. Come vedete, è apparsa questa nuova finestra che è una griglia in cui la parte verticale è rappresentata dall'altezza delle note, qui identificata con una tastiera musicale, e le varie ottave, e la parte orizzontale che sono le battute, cioè è lo scorrimento del tempo e quindi le battute. Una interfaccia molto simile a quella generale dell'applicazione che consente però di comporre musica utilizzando appunto la scrittura direttamente su questa griglia. In questo punto qua viene visualizzato lo zoom, che è uno zoom orizzontale e verticale per una migliore efficacia nella gestione di questo tool. Per comporre musica sarà sufficiente premere con il mouse in corrispondenza delle note. Come vedete, ho appena creato, cliccando col tasto sinistro, questo piccolo rettangolo blu in corrispondenza della nota Do. Questa nota può essere spostata, quindi trascinata, sia orizzontalmente che verticalmente all'interno di questa griglia. E può essere anche allungata a piacimento per allungare la nota. Chiaramente io posso inserire tutte le note che voglio, creando quindi non solo melodie, quindi non solo nella parte orizzontale, ma anche armonie. Come vedete, ho inserito questo primo accordo. Posso inserirne un altro e posso spostare tutte le note e allungarle per realizzare l'effetto desiderato. Ora, come vedete, ho premuto per sbaglio su una porzione esterna alla mia nota, creando una nuova. Quindi, per fare questo, per toglierla, ogni volta che clicco mi appare qui il pulsante per l'eliminazione, pulsante che può anche essere sostituito dal tasto Canc della nostra tastiera. In questo modo io sto componendo. Mi interessa adesso farvi vedere questa altra funzione. Come vedete, io ho adesso cliccato in maniera non precisa e volutamente non ho messo le note in corrispondenza dei quarti, degli ottavi, quindi in corrispondenza della parte ritmica della nostra traccia. Questo per mostrarvi la funzione della quantizzazione. La quantizzazione è un processo di allineamento di tutte le note che abbiamo registrato alla griglia, quindi viene automaticamente spostato tutto il materiale che io ho appena scritto e registrato e viene portato alla posizione musicalmente rilevante più vicina in questa nostra griglia di riferimento. La posizione rilevante più vicina viene data dallo snap, quindi dalla divisione ritmica che noi scegliamo. Per fare questo sarà sufficiente aprire questa tendina e selezionare il grado di spostamento. Chiaramente più la selezione prevede un grado di spostamento dettagliato e più che le note verranno spostate poco. Se io seleziono un ottavo, ad esempio, la mia battuta viene divisa
in 8 parti e tutte le note andranno nella posizione musicalmente più vicina a queste 8 parti. Come vedete, ho selezionato un ottavo e tutte le note si sono riallineate alla griglia, mettendo quindi a tempo tutta la mia composizione. Ovviamente abbiamo anche in questo caso la funzione copia e incolla, quindi io posso, cliccando con il mouse, col tasto sinistro del mouse, selezionare queste 3 note, premere il pulsante copia, dopodiché posizionarmi con la mia barra di trasporto e incollare la mia musica. È possibile ascoltare questa singola traccia e questa singola composizione utilizzando questa piccola pulsantiera che permette quindi di tornare indietro e di far avviare la riproduzione limitata unicamente a questa traccia.